Macro categoria imprese, categoria mobility. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e crescita, noleggio a lungo termine. E andiamo a leggere insieme la motivazione. Per essere un'eccellenza in forte crescita sin dal 2013, grazie a soluzioni all inclusive vantaggiose per la gestione dell'auto, per essere un punto di riferimento nel settore della mobilità e del noleggio a lungo termine, in grado di puntare su stock di proprietà e vaste partnership dirette con le case locatrici. The winner is Galdieri Rent. Vi presento subito i miei ospiti, sono collegati con me Giuseppe Falco, General Manager di Galdieri Rent. Giuseppe, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera e ben trovato anche ad Alessandro Fedullo, responsabile marketing e comunicazione. Buonasera. E Buonasera a tutti. buonasera a Daniele Salemi, direttore commerciale. Ben trovato. Buonasera, grazie. Grazie a tutti e tre. Allora, io partirei proprio con il classico commento alla vittoria e partirei da Giuseppe Falco, General Manager. A lei, Giuseppe. Buonasera, innanzitutto grazie per il premio conferitoci, per noi è motivo di orgoglio e onorati appunto di essere premiati perché significa che tutto il duro lavoro che fino ad oggi abbiamo fatto e gli ingenti investimenti che ogni giorno l'azienda fa verso questo settore ha dato i suoi frutti. E consentimi di fare e dei ringraziamenti, so che si fanno alla fine, ma preferisco farli adesso per un semplice motivo, perché le aziende sono fatte di persone e dietro a questo progetto ci sono veramente tante persone, tantissime, che spesso in questi eventi vengono sempre oscurati perché poi diamo faccia sempre a coloro che poi sono al management, però è giusto che invece ringrazi tutti e dai vari comparti, gli area manager, i point, perché abbiamo diversi punti vendita sul territorio nazionale, perché questa vittoria è loro. Quindi Certo. è giusto che sia così ed è giusto anche che diamo voce, abbiamo scelto perché purtroppo il periodo ci costringe a non essere affollati. Quindi solo a due dei rappresentanti di alcuni settori di cui è formato il nostro, appunto, è la nostra azienda. Quindi Assolutamente, diamo voce a assolutamente. loro che è giusto che sia così. Sono d'accordissimo, peraltro noi ricordiamo sempre che parliamo di eccellenze del territorio e l'eccellenza è fatta da persone, no? Che lavorano insieme e naturalmente perseguono lo stesso obiettivo. Il premio, così do la parola ad Alessandro Fedullo, responsabile marketing e comunicazione, è quello di eccellenza dell'anno innovazione e crescita, una parola chiave di questo momento. Parterei proprio da qui con lei per ragionare su quello che fate ogni giorno. Sì, intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito. Guardi, noi crediamo fortemente nell'innovazione tecnologica, nell'innovazione social, nell'innovazione ambientale, un'innovazione concreta. Abbiamo creato all'interno della nostra azienda un reparto IT con il quale abbiamo ottenuto un brevetto internazionale nel settore automotive. Abbiamo creato e stiamo sviluppando una nuova figura professionale, l'autentica digital sales, volta proprio alla creazione di lavoro. E tutto questo a dimostrazione del fatto che per noi l'innovazione e soprattutto il capitale umano è ad alta priorità. Al centro, come abbiamo detto, ci sono le persone, ci sono le relazioni e c'è la rete attraverso la quale vogliamo veicolare contenuti valoriali, contenuti culturali. Grazie alla tecnologia e appunto all'innovazione, creando sistemi software accessibili, semplici di utilizzo, chiari. Quindi
la nostra azienda ha un focus particolare anche sul marketing, un marketing pieno di contenuti valoriali, pieno di cultura attraverso la quale creare relazioni. A questo, con il supporto della tecnologia, con il supporto appunto dell'ingegneria e dell'informatica, ci stiamo muovendo appunto per questo 2021 ad affrontare sempre più sfide, legate appunto alla tecnologia e all'instaurare relazioni con le persone. Ottimo, sfide, relazioni, appunto innovazione, tutte parole che sono fondamentali per guardare al futuro. E proprio a proposito del futuro, do la parola a Daniele Salemi, direttore commerciale. Progetti, a cosa state guardando? Sì, buonasera, grazie dell'invito. L'anno nel 2021 noi studieremo delle nuove strategie commerciali che però seguiranno quelle degli anni passati. La Galdieri Rente e tutto il gruppo Galdieri da sempre, dalla loro nascita negli anni Ottanta, hanno messo sempre al centro il cliente e le sue esigenze. Noi abbiamo la fortuna che rispetto a un grande noleggiatore riusciamo ad essere molto più reattivi e riusciamo ad adattarci alle richieste che arrivano dal mercato. Come diceva Giuseppe Alessandro, noi abbiamo una rete che copre quasi l'intero territorio nazionale tra point, sedi istituzionali e venditori diretti. Noi ci incontriamo settimanalmente e mensilmente con gli area manager che ci riportano quali sono le richieste del cliente. E ogni mese studiamo delle strategie ad hoc su quello che ci richiede il mercato. Il 2020 ne è stato l'esempio lampante perché siamo riusciti a rispondere in tempi brevissimi a ciò che il mercato per la prima volta nella storia ha esigenze diverse da quelle che il mercato storicamente ci ha richiesto. Quindi nel momento di lockdown abbiamo studiato delle strategie nel giro di un paio di settimane con sconti speciali per le categorie più colpite, preassegnazione per garantire la mobilità senza costi aggiuntivi per il cliente, abbiamo potuto posticipare le consegne ai clienti per non appesantire i bilanci che erano già stressati dal lockdown e questo ci ha permesso di raccogliere grandi risultati in un mercato che ha segnato quasi il 30% di contrazione rispetto allo scorso anno. Noi non solo abbiamo fatto meglio del mercato, ma siamo cresciuti rispetto a un risultato eccezionale che era stato quello del 2019. Quindi anche per il 2021 continueremo sulla stessa onda, ascoltando ciò che ci chiede il mercato e studiando con i nostri partner delle strategie ad hoc che possano soddisfare le esigenze che cambiano di giorno in giorno. Insomma, le parole sono accelerare, cioè i verbi più che altro, accelerare, pianificare e valutare con i partner le soluzioni migliori, giusto? Poi con una spinta sempre più intensa, visto che parliamo di innovazione. Ho tradotto bene in modo sintetico i vostri discorsi? Alla perfezione. Diciamo che vogliamo essere tecnologici, ma soprattutto cullare e coccolare il cliente come le grandi aziende non riescono purtroppo per evidenti motivi a fare. Certo. La vicinanza al cliente, cercare di rendere tutti unici, diciamo così, no? Ogni persona con le strette esigenze e con le necessità che si pongono di volta in volta. Perfetto. Allora, io vi ringrazio uno a uno. Giuseppe Falco, grazie, General Manager di Galdieri Rente, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringrazio ancora Alessandro Fedullo, responsabile marketing e comunicazione. Grazie Alessandro. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. E grazie a Daniele Salemi, direttore commerciale. Grazie, buona serata. Complimenti a Galdieri Rente per questo premio.